Questo è stato uno dei principali programmi di Silvia, la rivalutazione e il rilancio dell'aeroporto di Trapani, ed è per questo che mi ha coinvolto a venire a fare una visita in questa struttura che oggi vediamo un po' abbandonata. Se non è possibile che io oggi entro in un aeroporto e trovo i banchi check-in vuoti. Cioè non è, noi l'abbiamo preso così l'aeroporto, l'abbiamo lasciato come era qualche anno fa. Adesso, io ripeto, è una cosa incredibile. Io da trapanese, veramente, sono veramente indignato, e questo mi rifaccio allo slogan di Silvia, non è più consentito poter gestire gli aeroporti con compagnie esclusive. C'erano i bandi per le tratte sociali, ma andiamole avanti, facciamo tornare qui altri vettori, parliamo con l'Alitalia è ben disposta a venire. Io da cittadino comune ho parlato con i dirigenti Alitalia e sono disponibile a venire qua, ma sono disponibile a venire qua con una gestione aeroportuale concreta e non che una gestione aleatoria. Qui ci vogliono cose concrete, ci vuole veramente qualcuno che sappia gestire un'azienda e non che sia un'azienda politicizzata come è diventato oggi l'aeroporto di Trapani. Il programma di Silvia prevede molto sulle tratte sociali, che erano un punto di rilancio di questo, è stato un punto di rilancio di questo aeroporto e potrebbe essere un punto di forza, in quanto metterebbe in concorrenza la compagnia monopolista di questa struttura, che è la Ryanair, con altre compagnie che verrebbero a investire pur di avere la possibilità di volare da e per Trapani.